Sono venuta a Tunisi per lavorare. A fare che? Non c'è lavoro qui. Aprirò il mio studio sul tetto. Uno studio di psicanalisi qui a Tunisi? Hai visto la sfilza di nevrotiche che c'è nel mio salone? Con me diventerai milionaria. Non voglio dei pazzi in casa mia. Non vi disturberanno affatto, i nevrotici sono persone educate. E questo sarebbe un SUV. Dietro ci puoi mettere anche tutta la casa se vuoi. Voi donne avete sempre un mucchio di cose. Anche mia moglie è così. Me ne frego di sua moglie. Anch'io me ne frego di mia moglie. Pensi che un arabo tira da fuori i soldi per parlare dei fatti suoi con lei? Non succederà mai. Che cos'è tutta questa confusione? Ho bisogno di un certificato per il lavoro. Non sono un medico. Non do certificati né medicine. Allora a che servi, scusa? Ho sognato Saddam Hussein, poi Assad. Solo dittatori arabi. Tutte le volte sono io che li bacio. Siamo intercettati. Buonasera. Strade piene. Ha la licenza per esercitare? La mia pratica, stavo dicendo. Lei crede che sarà accettata? Ah, inshallah, inshallah. La prego, sì o no? Te l'ho detto, inshallah. Io vedo intorno a me. Non riesco a capire se lei è ingenua, idealista o stupida. Tutte e tre le cose. Perché sei tornata? Ma come, tutti sognano di scappare via e tu? Non sai quanto c'è da fare qui. Torna da me. Si riveste e se ne vada subito. O chiamo la polizia se preferisce. No, mi scusi, ho frainteso. Mi hanno parlato di una francese, di un divano. Quindi lei capisce, vero? Io vivrò con te tutti i miei giorni.